La Lucevalgo è una condizione patologica estremamente diffusa. Colpisce in forma più o meno grave fino al 23% della popolazione. Certamente sono più colpite le donne rispetto agli uomini, in quanto fattori favorenti e aggravanti la Lucevalgo sono l'uso di scarpe strette a punta e l'uso anche dei tacchi. Sicuramente un problema biomeccanico, quindi un problema del passo. Poi il dolore dovuto all'infiammazione della borsa metatarsale. Ultimo, non per ultimo, un danno estetico. E questo è uno dei motivi principali per cui le signore, specialmente le più giovani, si vengono dall'ortopedico per essere trattate. Sono molto numerose le patologie dell'avampiede correlate alla Lucevalgo. Le principali sono le metatarsalgie, sono i dolori dei metatarsi, le dita a martello e le dita in grip. Queste sono patologie spesso molto dolorose che devono essere trattate insieme alla Lucevalgo. Ci sono poi delle patologie dell'avampiede che sono correlate meno alla Lucevalgo, ma che possono coesistere, come il neuroma di Morton. Il neuroma di Morton è una situazione molto dolorosa in cui si ha un'infiammazione e un ispessimento del nervo interdigitale. La fascite plantare è una situazione dolorosa in cui si ha un'infiammazione della fascia plantare. Questa può generare molto più spesso una spina calcaneare, quindi un dolore al retropiede, un dolore al calcagno, ma può generare anche un dolore al mesopiede e all'avampiede. La chirurgia mininvasiva è una tecnica chirurgica avanzata per la correzione della Lucevalgo e delle patologie associate, soprattutto sovraccarichi metatarsali e dita a martello. Questa si avvale di piccoli bisturi e delle piccole frese e quindi attraverso delle mini incisioni senza tagli evidenti si possono fare delle ostotomie correttive e quindi correggere completamente la deformità dell'avampiede. Ovviamente è una tecnica che ha numerosi vantaggi. Innanzitutto non si ha un danno estetico, ma soprattutto è molto meno aggressiva su tessuti molli e quindi si ha spesso un recupero molto più rapido. Per la mia esperienza, le tecniche mini-invasive possono essere applicate a qualsiasi età, dai pazienti più giovani ai pazienti di media età fino ai pazienti più anziani. Tuttavia, non possono essere applicate da me a tutti in qualsiasi condizione. Infatti, è determinante per la scelta della tecnica chirurgica la gravità della Lucevalgo, il tipo di Lucevalgo e anche la qualità dell'osso.